Namo Krishna Prestaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvati Deve Goravani Pracharine Nirvishesa Sunyavati Paskatya Desatarine Vancha Kalpa Darubhya Cha Kripa Sindubhya Vacha Patita Nam Pavane Bhyo Vaishnava Bhyo Namo Nama. Offro i miei omaggi a tutti i Vaishnava. Ci ritroviamo qui nell'ashram di Sri Sundaravana del maestro Priyavrata Das. Guardate che posto incantevole, sono immersa nella natura e così possiamo leggere il Ramayana. Mentre prendo un pochino di sole e respiro dell'aria pulita. Anche a voi consiglio, se potete, di stare all'aria aperta, di prendere questa vitamina D del nostro amato sole che ci illumina, ci riscalda, ci ricarica. Bene, siete pronti? Vi ricordate, Rama è partito, per il suo esilio nella foresta. Adesso parla la madre del fratello di Lakshmana e cerca di consolare e tirare su il morale ai genitori, quindi al re e alla regina. Quindi gli dice di non avere paura e non angustiarti. Presto egli tornerà ad Ayodhya. Presto i tuoi occhi potranno rivederlo, parla la madre. E quando lo accoglierai di nuovo ad Ayodhya, verserai lacrime, non come queste, ma lacrime d'amore. Asciugati queste lacrime, nate dal dolore, o regina benedetta. Presto, quando Rama tornerà e si inchinerà davanti a te e a tutte le tue amiche, allora sarà il momento di versare lacrime, lacrime d'amore. Le sagge parole di Sumitra, madre di Lakshmana, diedero grande conforto alla regina Kausalya. I cittadini di Ayodhya, che avevano seguito Rama, non volevano tornare in città. Quando vide che il sole stava per tramontare, Rama si rivolse loro con affetto. Amati cittadini di Ayodhya, l'amore e l'adorazione che nutrite per me, mostrateli anche a Bharata, per amor mio. Bharata è nobile nel carattere e nelle azioni, e farà tutto ciò che sarà necessario per il vostro bene e la vostra felicità. Inoltre vi prego, per amor mio, di comportarvi in maniera tale da non causare la minima preoccupazione al cuore del re, mio padre. Qualunque cosa facesse per dissuaderli, sembrava piuttosto persuaderli che solo lui era degno di governarli, perché mostrava una virtù superiore e un amore, un affetto, non solo per i suoi sudditi, ma anche per il fratello e i suoi cari. Quindi ci mostra l'azione da compiere anche a tutti noi, nella dolcezza, nel rispetto assoluto. I Brahmana si fecero avanti e parlarono a nome di tutti. Cari cavalli, non tirate il cocchio verso la foresta, ma riportate il vostro padrone Rama ad Ayodhya. Questa è la preghiera di tutti gli esseri. Quando Rama vide i santi Brahmana, scese dal cocchio e camminò umilmente con loro, pur non tenendo conto dei loro argomenti. Vedendo che Rama procedeva ancora verso la foresta, i Brahmana lo pregarono. Finora le nostre menti sono state devote ai Veda, ma ora, Rama, stanno seguendo te nella foresta. Una volta che i nostri cuori sono entrati nel tuo essere, non c'è ritorno. Questo è l'augurio che fa ogni devoto. Cioè proprio di percepire Krishna, Dio, nel proprio cuore e di amarlo affinché non si faccia più ritorno nell'illusione, nei vari attaccamenti, nelle varie paure. Se tu non tornerai ad Ayodhya, come potrà regnarvi il Dharma, cioè la giustizia, la verità, la spiritualità nella società? Non odi gli alberi che non possono seguirti perché trattenuti dalle loro radici ti pregano, ti supplicano, con il suono stridente che producono, di tornare. Guarda quegli uccelli.
Accovacciati, immobili, ti sollecitano a tornare e tu, compassionevole, abbi misericordia di tutte queste creature e ritorna. Mentre dicevano queste cose, raggiunsero la riva del fiume Tamasa e anche il fiume sembrava dire ritorna, perché sbarrava e ostruiva il cammino di Rama. Sumantra sciolse i cavalli e li lasciò a pascolare. Rama disse a Lakshmana: passeremo la notte qui, non dobbiamo stare in ansia per i nostri genitori. Bharata, che è il Dharma incarnato, si prenderà cura di loro. Sono contento che sei venuto, mi sarai di grande aiuto per proteggere Sita. Quindi si rivolge così al fratello, perché sa che lo potrà aiutare in questo percorso, in questo viaggio, in questa nuova avventura. Dopo le preghiere, Sumantra preparò il letto di Rama e su un giaciglio fatto di foglie ed alberi Rama e Sita si coricarono e ben presto si addormentarono profondamente. Lakshmana restò sveglio, raccontando a Sumantra le glorie di Rama. Quando Rama si svegliò, vide i cittadini ancora addormentati e disse a Sumantra: porta subito il cocchio e partiamo prima che si sveglino. È dovere dei principi salvaguardare il popolo dall'infelicità causata dagli stessi principi, cioè lui si sentiva la causa della loro infelicità, anche se in realtà non c'entrava. Appena il cocchio fu pronto, Rama chiese a Sumantra di andare prima verso nord e poi di tornare velocemente verso la foresta. Tutto questo per confondere i cittadini, perché smettessero di seguirli e tornassero in città. I cittadini di Ayodhya, che avevano accompagnato Rama, si erano addormentati sulla riva del fiume Tamasa. Quando si svegliarono, si accorsero che Rama era andato via. E sinceramente, addolorati, maledirono il sonno. Maledetto il sonno dal quale siamo stati privati della nostra consapevolezza, senza la quale adesso non vediamo Rama. Pur essendo tanto premuroso coi suoi devoti, come mai Rama ci ha abbandonati ed è fuggito di nascosto? Egli trattava noi di Ayodhya come fossimo suoi figli, eppure è andato via nella foresta. Dovremmo seguirlo, tutti, oppure morire qui, adesso. Come possiamo tornare dalla gente di Ayodhya e dire: siamo andati con Rama, ma siamo tornati senza di lui? Questo è il dolore, no? Il dolore della separazione, che è molto forte, ma rapisce totalmente il cuore di chi ama. Perché si è assorti nell'amato, nel suo ricordo, nella sua persona. È come se vivesse dentro e non più fuori. Poi videro per terra le impronte delle ruote del cocchio e, gioendo alla prospettiva di incontrare di nuovo Rama, le seguirono. Ma quando d'un tratto queste si interruppero bruscamente, senza lasciare altre tracce, i cittadini rimasero addolorati e perplessi. Delusi, dovettero tornare ad Ayodhya, consolati dal pensiero che tutto questo era opera degli dèi. Vedete, vivendo comunque in una situazione di conoscenze spirituali, sapevano che tutto comunque era mosso dal volere divino, superiore. Eppure, rientrando nelle loro case, non vi trovarono alcuna gioia. Il dolore accecava i loro occhi ed essi si muovevano come ciechi, come se fossero stati privati della vita stessa, perché il loro cuore in realtà era con Rama. Seguiva lui. Da allora nulla poteva far gioire la gente di Ayodhya. Questo è un simbolo. Ci fa capire che non esiste gioia se non c'è la conoscenza trascendentale, in contatto con il piano superiore. Non esiste reale appagamento senza la presenza di Dio nel nostro cuore, e noi ne dobbiamo essere consapevoli. Allora lì si può avere la vera pace, la vera
sperimentare l'amore. Le donne erano letteralmente possedute dall'angoscia e dicevano ai mariti: a che servono le mogli, le ricchezze, i figli, i piaceri e le case a coloro che non possono vedere Rama? Ecco, ci hanno mostrato la via. A che servono tutte queste gioie illusorie, momentanee, se non c'è la consapevolezza di Dio, se non c'è la relazione con Lui, se non lo si ama, se non si sente il suo amore, la sua protezione? Lakshmana è certamente la sola persona buona del mondo in quanto ha accompagnato Rama. Ovviamente anche Sita, no? Quindi erano in due. Le colline, gli alberi e i fiumi della foresta sono più fortunati di noi perché servono Rama. Andiamo dove è lui, perché egli è la nostra sola meta e rifugio. Dove è Rama non c'è paura né sconfitta. Quindi, quando abbiamo Krishna, siamo in coscienza di Krishna, non ci può essere né sconfitta e né paura, ma ci si deve essere veramente. Non deve essere solo teoria, conoscenza teorica, ma lo si deve realizzare. La pratica serve proprio a questo, la recita del Mahamantra, dove richiamiamo Krishna. È una comunicazione con lui. Gli chiediamo di purificarci affinché noi possiamo di nuovo risentire il suo amore, affinché ci renda idonei al puro servizio, alla relazione con lui. Inoltre decisero: non ci assoggetteremo al governo di Kaikei. Incapace di sopportare la separazione da Rama, il re forse morirà presto. E allora forse Kaikei dominerà il regno. In tal caso dovremmo o bere del veleno o morire, o seguire Rama, o almeno andare lontano. Oh, quale crudeltà che Rama, Lakshmana e Sita siano stati esiliati nella foresta. Certamente ora Rama illumina la foresta. Rama, il cui volto è come la luna piena, che ha un torace possente e delle lunghe braccia, che sottomette i suoi nemici e che ha gli occhi simili al loto. Che è il primo a parlare a tutti con dolcezza e sincerità. Anche noi dobbiamo sforzarci di fare questo. Parlare con dolcezza e sincerità, perché questo comportamento ci avvicina a ciò che siamo realmente, all'anima, e quindi anche all'anima di chi incontriamo, creando relazioni profonde, sincere, vere, autentiche, che vadano oltre il solito egoismo, dove utilizziamo l'altro per appagare il nostro ego, i nostri bisogni momentanei. Che è il primo a parlare a tutti con dolcezza e sincerità, che è forte e buono, che dà gioia a tutto il mondo come la luna, il migliore tra gli uomini, con il coraggio di un elefante. Così il popolo di Ayodhya si lamentava e dava sfogo al proprio dolore. Ayodhya sembrava una città morta, perché un luogo senza la presenza divina è morto in realtà. Continuando il viaggio verso la foresta, Rama disse a Sumantra: penso al giorno in cui tornerò ad Ayodhya e vagherò nelle vicine foreste col pretesto di andare a caccia. Io non amo cacciare,
La caccia agli animali selvatici fu praticata nei tempi antichi per amore dei saggi e degli asceti che vivevano nelle foreste. Col passare del tempo divenne un passatempo per le persone che maneggiavano armi, quindi per gli kshatri, a loro permesso. Quando il territorio Kosala stava per scomparire all'orizzonte, Rama si volse verso di esso e con le mani giunte si congedò da Ayodhya. Rivolgendosi alla gente dei villaggi che si era radunata intorno a lui, la invitò a tornarsene a casa con queste parole: "È peccato prolungare la sofferenza. Andate e applicate ognuno ai vostri compiti. Applicatevi ognuno ai vostri compiti." È un'andatura più lenta perché non era più seguito. Rama guidò il cocchio fino a raggiungere la riva del sacro Gange. Il fiume sacro era fiancheggiato da molti eremiti di saggi, dei, demoni ed esseri celesti, Gandharva, artisti, ninfe e mogli di Gandharva, tutti andarono verso il Gange e si bagnavano nelle sue acque. Turbolento e furioso in alcuni posti, placido e allegro in altri, quasi immobile e calmo in certi luoghi, rapido e fangoso e fragoroso in altri, il fiume dava gioia continua a tutti. Prendendo origine dai piedi di lodo del Signore Vishnu, il fiume immacolato distruggeva ogni peccato. E anche oggi è molto risaputo che il Gange è un fiume sacro, dove se ci si bagna con la giusta attitudine, la giusta fede, può aiutarci a ripulirci dai peccati. Rama giunse nella città chiamata Shringavarupa, sulle rive del Gange, e disse di passarvi la notte. Da lontano vide un grande albero d'ingudi e decise di accamparsi sotto la sua ombra. Il capo di Shringavarupa era Gua, un amico di Rama, e quando seppe dai suoi uomini che Rama era giunto fin là, si precipitò ad accoglierlo. Al loro incontro i due amici si abbracciarono affettuosamente. Gua fu confuso nel vedere Rama vestito da asceta. Fece portare subito dei cibi prelibati e poi disse a Rama: "Benvenuto, oh potente! Tutta la terra è tua! Tu sei il Signore, noi siamo i tuoi umili servi." Aveva la giusta visione, sapeva che stava parlando con Dio. "Dacci la tua protezione e la tua guida. Qui ci sono quattro tipi di cibo: cibo che deve essere masticato, cibo soffice, bevande e cibi prelibati ridotti in pasta." Questi sono anche i quattro tipi di cibi che sono offerti sempre a Krishna, alle Murti, che è il prasciada diventa poi, quando lui lo lascia e lo mangiano i suoi devoti. Ecco del cibo per i cavalli ed ecco dei magnifici letti per il vostro riposo. Rama abbracciò nuovamente Gua e gli disse: "Sono felice di vederti e constatare che stai bene. Grazie per la tua ospitalità, amico, ma ora non mi occorre. Ho preso il voto di condurre una vita ascetica. Ti chiedo comunque del cibo per i cavalli, che sono i prediletti di Re Dasharata, mio padre." Gua fornì il cibo per i cavalli, Rama prese solo l'acqua dal Gange. Rama e Sita dormirono sotto l'albero, mentre Lakshmana e Gua restarono svegli sotto un altro albero. Gua disse a Lakshmana: "Noi, fratello, siamo abituati alla vita nella foresta, ma tu no. Ecco un letto per te, stenditi e dormi. Resterò io di guardia." Ma Lakshmana rifiutò dicendo: "È proprio come dici, però non mi coricherò in presenza di mio fratello." Questo è l'assoluto rispetto che ha Lakshmana per Rama. È un amore che va oltre tutto. E mentre sedevano entrambi a vigile guardia, Lakshmana espresse a Gua la sua angoscia: "Forse questa è la notte del castigo di Ayodhya.
Forse nostro padre è morto e forse anche le nostre madri. Il popolo è affranto dal dolore. La nostra sola preghiera è che i 14 anni passino presto, così che Rama torni ad Ayodhya. All'alba Rama si svegliò e fece le sue preghiere. Poi disse a Gua: «Ti prego, disponi per farci attraversare il Gange». Quando la barca fu pronta, Rama disse a Sumantra: «Penso che ci ha accompagnati abbastanza lontano. Ora devi tornare col cocchio ad Ayodhya». Sumantra non poté sopportare quel pensiero, neanche per un momento, e pianse amaramente. «Come posso tornare senza di te? La vita di Brahmacharya è solo studio dei Veda, la coltivazione di virtù come la bontà e la sincerità, tutto mi sembra infruttuoso quando penso che devi subire questo esilio. No, permettimi di restare con te. Se rifiuti di farmi venire, mi darò fuoco insieme al cocchio e al resto». Questo è il sentimento del grande devoto, che vede tutto inutile, qualsiasi tipo di austerità inutile, se poi non raggiunge la relazione con Krishna, se non sente Dio, se Dio non è presente con lui. Rama però parlò dolcemente all'angosciato Sumantra: «Tu sei l'unico vero amico della nostra famiglia. Tu sei il nostro saggio consigliere. Perciò devi tornare ad Ayodhya e consolare il re con questo messaggio da parte mia. Né io né Lakshmana siamo dispiaciuti per aver dovuto lasciare Ayodhya e vivere nella foresta. Ti prego di comportarti col re in maniera tale da non causargli alcun dispiacere. Ti prego di portare un messaggio a Bharata. Tratta tutte le nostre madri con uguale amore e riverenza. È importante che tu torni ad Ayodhya, Sumantra. Solo quando Madre Kaikeyi vedrà che sei tornato in città senza di me, sarà convinta che sono andato nella foresta. E quando Bharata sarà incoronato, i suoi desideri saranno esauditi. Per amor mio, Sumantra, ti prego di tornare ad Ayodhya». Agua Rama disse: «Sotto il voto dell'ascetismo non posso restare in foreste abitate. Permettimi di partire». Ma prima di separarsi, ottenne da lui il lattice che trasuda dal bagna e con esso si intrecciò i capelli, alla maniera degli asceti. Congedandosi da Gua, Rama chiese a Lakshmana di salire per primo sulla barca e quindi di aiutare Sita. Infine vi montò anche lui. Da allora in poi questo fu l'ordine nel quale camminarono. Sita offrì una preghiera al Gange per la loro incolumità nella foresta e per un sicuro ritorno ad Ayodhya. Giunti sull'altra riva del territorio, Vatsa, Rama e Lakshmana uccisero 4 animali che insieme ad alcune erbe costituirono il loro pasto. Qui hanno iniziato a fare dei lavori. Sento il tagliaerba possibile. Sì. Sono i vicini. Bene, quindi con questo rumore non credo che sia veramente molto piacevole la diretta. Allora, quindi ci salutiamo, vi auguro una bellissima domenica. Cerchiamo tutti di utilizzare questo tempo così prezioso per assorbirci sempre di più nella vibrazione dell'amore trascendentale. Ascoltate il Mahamantra, andate su YouTube, cercatelo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ripetetelo, cantatelo, fatelo penetrare nei vostri cuori. È la vibrazione, il suono divino che ci risveglia, ci ridesta da questo lungo sonno. Grazie a tutti. Hare Krishna. Ci ritroviamo domani alle 15. Haribol!